Fabrizio Corona ha deciso di lanciare un nuovo scoop nel mondo del calcio, rivelando dettagli sensazionali sul tema dell'omofobia tra i calciatori. Questa non è la prima volta che il re del gossip si esprime su argomenti delicati legati allo sport più amato al mondo. Dopo aver già toccato l'argomento dell'omosessualità nel calcio, Corona ha creato grande attesa annunciando nuove prove e nomi. Attraverso il suo profilo Instagram, Fabrizio Corona ha condiviso storie che parlano dell'omofobia nel calcio e ha lasciato intendere che presto svelerà ulteriori dettagli. In una delle storie, ha parlato dell'omofobia interna al mondo del calcio e ha suscitato curiosità tra i suoi follower. Nell'altra storia, ha mostrato un breve estratto di un'intervista con un link per accedere all'evento. Le dichiarazioni di Corona sull'omofobia nel calcio hanno generato hype e attirato l'attenzione del pubblico. Tuttavia, c'è chi critica il modo in cui l'ex paparazzo sta affrontando l'argomento, sottolineando la mancanza di sensibilità e il rischio di fare outing senza rispetto per la privacy delle persone coinvolte. Mentre sensibilizzare sull'omofobia nel calcio è importante, alcuni ritengono che la strategia di Corona possa essere eccessiva e discutibile. Fare luce su un tema così delicato dovrebbe essere fatto con rispetto e attenzione, evitando di creare polemiche e mettere in discussione la privacy delle persone. In conclusione, è importante sensibilizzare sull'omofobia nel calcio, ma è altrettanto cruciale farlo nel modo giusto, rispettando la privacy e evitando di creare polemiche inutili. Fabrizio Corona potrebbe fare vero sulle conseguenze di queste situazioni e cercare di far affrontare l'argomento, come mi immagino.